Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, mi chiamo Graziano e sono un consulente informatico e oggi voglio parlarvi di questa, che in apparenza sembra una semplice chiavetta di archiviazione oppure una chiavetta Bluetooth o una chiavetta Wi-Fi, ma in realtà è una chiavetta che simula il movimento di un mouse. Sicuramente non è un dispositivo che interesserà a molti, però se anche tu come me hai un computer sotto dominio Windows, cioè un computer aziendale che praticamente non puoi farci nulla, non puoi installare applicazioni e soprattutto ci hai impostato uno screensaver ad esempio di 5 minuti, questa chiavetta può tornare utile, perché con uno screensaver da 5 minuti magari ci siamo accorti che va sempre in stop, siamo sempre lì a digitare la password, dobbiamo sempre stare con il mouse che si muove, quindi magari a volte risultiamo offline semplicemente perché il PC è andato in stop. E quindi questo dispositivo ci potrà aiutare tanto, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere un po' come funziona. Prima di iniziare però facciamo un breve unboxing, anche se di unboxing c'è in realtà relativamente poco, perché all'interno troviamo appunto la chiavetta, poi troviamo un piccolo libretto di istruzione dove appunto viene illustrato nel libretto di istruzioni che questa chiavetta verrà riconosciuta dal nostro PC Linux, Windows o Mac come una periferica esterna, quindi esattamente come un mouse esterno, niente di più. Adesso non ci resterà altro che collegare la chiavetta USB al computer. Al riconoscimento della chiavetta Windows emette quel solito suono quando riconosce una periferica esterna e il mouse inizia a muoversi da solo, cioè praticamente avviene una calibrazione di questo finto mouse che noi colleghiamo. Infatti da questo momento in poi il mouse praticamente inizierà a muoversi da solo in modo completamente impercettibile, cioè si muoverà su se stesso, magari facendo avanti e indietro, ma sono dei movimenti talmente microscopici che praticamente non si riescono a vedere ad occhio nudo, però questo ci permetterà di non mandare mai in stop il computer. Di conseguenza, come dicevo prima, abbiamo il computer sempre acceso e non andrà mai più in stop. Questa chiavetta può tornare utile se magari noi abbiamo il computer aziendale, sì, ma ci hanno dato il permesso di poterlo utilizzare anche per scopi personali, come ad esempio vedere un video di YouTube superiore ai 5 minuti o Netflix. Infatti in quel caso noi dovremmo sempre stare lì a muovere il mouse, altrimenti il computer andrà in blocco comunque. Oppure semplicemente se ci alziamo dalla scrivania per sgranchirci le ossa o andare a prendere un caffè, il computer continuerà a rimanere acceso e noi risulteremo sempre online. Ottimo direi. Come dispositivo non sto riscontrando nessun problema, ce l'ho collegato ormai da più di 10 giorni, ma anche se accendo e spengo il computer praticamente continua sempre a funzionare come periferica esterna e sempre come mouse. Non rifà la calibrazione anche quando lo riaccendete, quindi continuerà sempre a funzionare. Quindi in definitiva non sto riscontrando problemi, sta funzionando abbastanza bene, quindi per me è un ottimo dispositivo. In ogni caso vi lascio il link in descrizione per acquistarlo su Amazon se vi può interessare, ovviamente un link di affiliazione. Questo è stato un video molto breve perché in realtà c'è poco da dire, ma è un dispositivo che può tornare utile a tante persone come me. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Inoltre in descrizione trovate tutti i link dei miei canali social. Vi ringrazio di aver visto il video finora e ciao!